Buonasera, siamo al secondo incontro. Altri ce ne saranno, tecnici, scientifici, sono stati predisposti dall'architetto Vaccaro. Le fonti raccontano di antagonismi e dissidi accesi, molto accesi, tra Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Sono rendiconti d'attrito che, nonostante la loro sostanziale veridicità, non di rado hanno il sapore dell'aneddoto. Ma gli accadimenti su cui quelle controversie insistevano, cioè il concorso del 1401, cioè la cupola di Santa Maria del Fiore, sono a tal segno ragguardevoli da giustificare i ricami coloriti che fin da subito se ne fecero. D'altre rivalità si serbano invece poche e sovente scialbe memorie, perché magari non produssero strascichi duraturi, oppure non insistevano su opere che poi hanno avuto fra la gente un gran successo. Lo stesso però dovettero essere tenaci, e noi cercheremo di capire e di ripercorrere alcune di queste che hanno lasciato strascichi non duraturi. Riesce difficile, per esempio, figurarsi relazioni serene tra Brunelleschi e Michelozzo, architetti operosi nei tempi in cui a Firenze c'era una committenza molto ricca e molto colta che dispensava incarichi cospicui. Vespasiano da Bisticci, nelle sue Vite di uomini illustri, scrive a questo proposito parole limpide proprio riguardo al clima fiorentino fra terzo e quarto decennio del Quattrocento. Cito: «Era la città di Firenze in quello tempo, dal 22 al 33, 1422-1433, infelicissimo istato, copiosissima d'uomini singolari in ogni facoltà, ed era piena di singolari cittadini che ognuno si ingegnava nelle virtù avanzare l'uno l'altro, e per tutto il mondo era la sua fama del suo degno governo, e non era persona che non ne tremassi della potenza loro per i loro laudabili governi». Meno male ha detto fra il 1422 e il 1433, se no si rischiava di pensare che si riferisse proprio ai nostri giorni con tutti questi splendori. Soprattutto c'era un uomo attento a non dar l'idea d'essere il signore della città, tuttavia essendolo, cioè Cosimo il Vecchio, che quasi di continuo, direttamente o indirettamente, promuoveva la costruzione di edifici sacri e profani. È giusto in questa temperie culturale e politica che Brunelleschi e Michelozzo si trovarono a progettare architetture importanti. Ancorché d'età differente, Filippo era nato nel 1377, Michelozzo una ventina d'anni dopo, nel 1396, erano tutte e due dotati di grandi virtù inventive, ma difformi, molto difformi, erano le loro ideologie. Se dunque si vanno a considerare le scelte di Cosimo, ci si avvede che netta era la sua predilezione per Michelozzo. È vero che Brunelleschi era impegnato in molte e ardue imprese, ma è anche vero che era un lavoratore instancabile, sempre pronto ad accettare nuove sfide e nuovi incarichi. Di sicuro era reputato il miglior architetto che ci fosse, e non solo a Firenze. Antonio Manetti, nella sua Vita di Filippo Brunelleschi, dice, cito: «Il perché, qualunque così di fuori come nella città che avesse a fare cosa di importanza o di edifici pubblici o privati o sacri o profani o di fortezze o di qualunque generazione di muramenti o di macchine da essi o di qualunque altra cosa simile, mandavano a lui, a Brunelleschi. E molti signori ne scrivevano alla signoria e da principali per ricevere grazia ad averlo, e in molti luoghi gli bisognò andare.
e ogni cosa che consigliava ed era per lui messa innanzi appariva di grandissima ammirazione e piena d'ogni generazione di lode. E non meno avvenne nella città nostra, sia a Firenze che fuori. Manetti aggiunge che Filippo godeva di grandissima reputazione e fede e predicavasi per tutto il meraviglioso ingegno ed intelletto. Vasari, assumendo da Manetti molte delle notizie che tramanda, molto viene proprio dalla vita di Filippo Brunelleschi, dice a proposito della sua intelligenza, dell'intelligenza di Filippo, che sbalordiva chiunque avesse a che fare con lui. Cito: faceva tremare e temere a pensare che un solo ingegno fosse capace di tanto quanto era diventato quello di Filippo, il quale di continuo crebbe talmente che nessuna cosa fu, quantunque difficile ed aspra, la quale egli non rendesse facile e piana. Si è appena detto che le doti creative di Brunelleschi e di Michelozzo erano d'alto tenore, ma si è anche subito puntualizzato che assai diverse erano le loro disposizioni culturali e ideologiche, ancorché entrambe, sarà bene subito specificarlo perché con la tendenza anche odierna di vedere in Brunelleschi forse l'unico umanista vero, che tutte e due sono da annoverare nell'ambito dell'umanesimo. E su quella diversità, è su quella diversità che si doveva criticamente esercitare, ci si doveva criticamente esercitare per darsi ragioni delle preferenze di Cosimo, invece d'attribuire quella sua predilezione alla capacità di Michelozzo d'appiattirsi sulle sue esigenze. Voi capite quanto sia volgare questa esegesi critica, cioè Cosimo avrebbe scelto Michelozzo perché Michelozzo faceva quello che voleva lui. Dunque, secondo quest'ottica, Cosimo chiedeva e Michelozzo eseguiva. E questa è l'interpretazione del loro rapporto così stretto. Mai che si sia pensato con un'ipotesi interpretativa meno triviale a una consentaneità ideologica, mai che si sia considerata l'eventualità di una comune disposizione culturale. Si fosse vagliata con maggiore acribia la poetica di Michelozzo, qualificandone appunto il peculiare taglio umanistico invece di negarne addirittura l'appartenenza all'umanesimo medesimo, si sarebbe constatato essere proprio lui, l'artista che più di tutti si informò agli stessi concetti che Cosimo secondò nello stile di vita e nella scelta degli intellettuali e degli artisti di cui si circondò. Qui non è ovviamente in discussione la grandezza di Filippo, ma non si può nemmeno ignorare che quando Cosimo decise di costruire per sé e per la sua famiglia un palazzo, questo è Granacci con l'ingresso di Carlo VIII, e vedete il palazzo di Via Larga sulla sinistra, nel centro di Firenze, dunque in Via Larga, che ora vi faccio vedere nella prospettiva opposta, a due passi dal Duomo, infatti si vede la copertura del battistero, Cosimo affidò il progetto a Michelozzo, che vi mostro qui in una incisione perché è prima dello stravolgimento che ne fecero i Riccardi. Questo dovrebbe servire, e non sto facendo una battuta, per rendersi conto che un'architettura si può stravolgere se si modifica anche seguendo le stesse linee, come dire che lo stadio di Firenze, di Nervi, se ci metti le coperture o lo ampli, lo stravolgi. E siccome è un capodopera che è su tutti i manuali d'architettura, non si può fare. So di restare antipatico ai Viola, quale io peraltro sono. Dunque, riporto il Vasari nel suo rendiconto nella vita di Filippo relativamente a Palazzo Medici. Cito: mentre che questa fabbrica, San Lorenzo cioè, si lavorava, Cosimo de' Medici voleva far fare il suo palazzo e così ne disse l'animo suo a Filippo.
che, posto ogni altra cura d'accanto, gli fece un bellissimo e gran modello per detto palazzo, il quale situar voleva di rimpetto a San Lorenzo, non su Via Larga, di rimpetto a San Lorenzo, sulla piazza, intorno isolato, dove l'artificio di Filippo s'era talmente operato che, parendo a Cosimo troppo sontuosa e gran fabbrica, più per fuggire l'invidia che la spesa, lasciò di metterla in opera, non ne fece di nulla. E mentre che il modello lavorava, soleva dire Filippo che ringraziava la sorte di tale occasione, avendo a fare una casa di che aveva avuto desiderio molti anni ed essersi battuto a uno che voleva e poteva fare. Ma intendendo poi la risoluzione di Cosimo, che non voleva tal cosa mettere in opera, Filippo, con isdegno in mille pezzi ruppe il progetto. Va bene si pentì Cosimo di non aver eseguito il disegno di Filippo, poiché egli ebbe fatto quell'altro, cioè quello di Michelozzo, il qual Cosimo soleva dire che non aveva mai favellato ad uomo di maggiore intelligenza ed animo di Filippo. Le virtù di Filippo sono sempre lodate, ma quel che si elogia di più è la sua intelligenza, appunto, che, si è visto, faceva paura. Secondo questa versione, la residenza che gli aveva progettato Brunelleschi sarebbe sembrata a Cosimo troppo sontuosa e gran fabbrica, e dunque tale da comprendere l'immagine che lui voleva trasmettere di sé ai suoi concittadini. Non ne fece di nulla, ma dice, più per fuggire l'invidia che per la spesa che avrebbe comportato. Dice Vasari che Filippo si sdegnò, segnatamente perché per tanto tempo aveva atteso l'occasione di costruire un palazzo per un committente in grado di secondare per ricchezza d'animo e per ricchezza di denaro le sue aspirazioni. E questo ovviamente sembra credibile. Meno credibile suona invece il motivo che, secondo Vasari, avrebbe indotto Cosimo a prendere la decisione di non realizzare il progetto brunelleschiano, troppo sontuosa e gran fabbrica. È verissimile che il pater patria solesse dire di non aver mai trovato un uomo di maggiore intelligenza ed animo di Filippo, così come è verissimile che si sia pentito di non aver costruito il palazzo progettato da Brunelleschi. Può anche essere, ma non davvero per la ragione che la retina adduce, già che quello disegnato da Michelozzo non dà certo l'idea di un'architettura a cui difetti la magnificenza. È un'opinione questa che non andrà reputata come esito d'un gusto e d'una sensibilità moderni, cioè nostri. Per aver conforto basterà rileggere qualche autorevole parere che già nel 400 fu espresso riguardo al palazzo disegnato da Michelozzo. A cominciare dal giudizio pronunciato da Pio II nei suoi commentari, che definì l'edificio di Cosimo Michelozziano rege dignum. Palazzo austero sì, ma splendido se degno d'un re. Austero come austeri erano alla fine i costumi del committente Cosimo, e come era lo stesso eloquio di Michelozzo, in veste sia d'architetto che di scultore. Sicché verrà naturale supporre che proprio nell'aspirazione all'austerità, ne parleremo molto stasera, risieda la consentaneità ideologica del mecenate Cosimo e dell'artista Michelozzo. Ecco, alla luce di questa ipotesi si può ora leggere la memoria che della medesima vicenda tramanda Vasari nella biografia, stavolta di Michelozzo. Cito: «Fu Michelozzo tanto familiare di Cosimo de' Medici che, conosciuto l'ingegno suo, gli fece fare il modello della casa e palazzo che è sul canto di Via Larga di Costa San Giovannino». Glielo dà perché era tanto familiare. Tanto familiare non significa soltanto era tanto amico, perché l'amicizia politica è cosa che riguarda più i nostri giorni che i giorni d'allora. Era familiare, cioè lo trovava consentaneo spiritualmente e culturalmente. Parendoli, dice, quello che aveva fatto, come si è detto, dice proprio Vasari, Filippo di Ser Brunellesco, fosse troppo sontuoso e magnifico e da recargli fra i suoi cittadini piuttosto invidia che grandezza e ornamento alla città o comoda a sé, per il che, piaciutoli quello che Michelozzo aveva fatto, con suo ordine lo fece condurre a perfezione in quel modo che si vede al presente. Presente Vasari,
non al presente, ovviamente noi, così allungato, con tante utili e belle comodità, quanto si vede, i quali hanno maestà e grandezza nella semplicità loro, maestà e grandezza nella semplicità loro. E tanto più merita lode Michelozzo, quanto questo fu il primo, dice Vasari, che in quella città fosse stato fatto con ordine moderno e che avesse in sé uno spartimento di stanze utili, comode, utili, c'è letto, e bellissime. Vasari conferma in parte la versione fornita nella Vita di Filippo, insistendo sulla convinzione di Cosimo che il palazzo progettato da Brunelleschi fosse troppo sontuoso e magnifico, colché gliene sarebbe venuto solo invidia, senza peraltro poter lui godere alcun vantaggio e senza che la città ne avesse giovamento di grandezza e ornamento, dice. Ma in questo secondo ragguaglio prende corpo un'idea che potrà rivelarsi fruttuosa per noi nella definizione delle ragioni sottese al rapporto stretto che legò Cosimo a Michelozzo. Le peculiarità che dell'edificio michelozziano colpiscono Vasari, il quale, come è noto, aveva lavorato da architettura in Palazzo Vecchio, intervenendo su restauri e rifacimenti che giusto appunto da Michelozzo erano stati lì operati, sono le tanto utili e belle comodità, la semplicità senza sacrificio di maestà e grandezza, lo spartimento di stanze utili e bellissime e finalmente la constatazione che quel palazzo per Cosimo fu il primo che in quella città, Firenze, cioè, fosse stato fatto con ordine moderno. Quando Vasari ricorre all'aggettivo moderno, sempre o quasi sempre allude evidentemente ai tempi suoi, che nella visione progressiva di lui sono quelli culturalmente più evoluti. Si può pertanto comprendere quanto sia elogiativo il suo giudizio riguardo al palazzo di Cosimo quando dice fu il primo fatto con ordine moderno. Quanto alla comodità, è una dote del michelozziano Palazzo Medici su cui Vasari insiste a tal punto da meritare una nuova riflessione. Cito: sopra ciascun piano di Palazzo Medici sono abitazioni e appartamenti per una famiglia con tutte quelle comodità che possono bastare nonché a un cittadino privato come era allora Cosimo, ma a qualsivoglia splendidissimo et onoratissimo re. Onde ai tempi nostri vi sono alloggiati comodamente di nuovo re, imperatori, papi e quanti illustrissimi principi sono in Europa, con infinita lode così della magnificenza di Cosimo come dell'eccellente virtù di Michelozzo nell'architettura. Di nuovo si esalta la comodità di quelle stanze e la loro capacità d'alloggiare comodamente chi vi risieda. Ma oltre questa virtù si dovrà registrare nel brano una contraddizione rispetto a quello dichiarato altrove da Vasari. Se Cosimo aveva rigettato il progetto di Filippo perché troppo sontuoso e magnifico, si deve pensare che lo stesso Cosimo avesse poi preferito il palazzo micheloziano soltanto perché più sobrio e severo. E invece in quest'ultime righe si legge che la residenza poteva ospitare non solo un cittadino privato, ma anche qualsiasi splendidissimo e onoratissimo re, tant'è vero che vi hanno soggiornato comodamente, nuova sottolineatura della comodità, re, imperatori, papi e illustrissimi principi di tutta Europa, i quali di conseguenza hanno elogiato l'eccellenza di Michelozzo come architetto. Se alla fine, dunque, entrambi i progetti, quello di Filippo e quello di Michelozzo, erano tutto sommato affini quanto a sontuosità, rimane per noi il quesito sulla vera ragione per cui Cosimo scelse quello di Michelozzo e scartò quello di Filippo. E poi verrà di domandarsi in quale ambito di pensiero si possano inquadrare le doti di semplicità, d'austerità, di comodità. Quale potrebbe essere l'ideologia sottesa? Ci si chiederà, insomma, visto che siamo in pieno umanesimo, se ci sia un modello antico a cui potrebbero rimontare. In questa indagine sarà di grande aiuto la coscienza che siamo nel giro stretto di Cosimo il Vecchio e degli intellettuali che gli orbitavano intorno.
già che da tempo ormai è stata acclarata la matrice ciceroniana della cultura frequentata dal Pater Patria e dagli umanisti a lui vicini. Per Cosimo, la cui biblioteca era infatti ricchissima di testi di Cicerone, molti erano stati copiati proprio da Vespasiano e da Bisticci, per Cosimo e come per gli intellettuali che in quella biblioteca bazzicavano, Cicerone non era solo maestro d'eloquenza, era bensì maestro di vita, esempio da emulare nelle virtù che egli esalta trattando dell'arte oratoria. Virtù che però, come lui stesso dice, valgono anche per altre arti, a cominciare dall'architettura, che Cicerone in molte circostanze evoca come parallela dell'eloquenza. L'emulazione pratica, reale, dell'etica ciceroniana è da considerare seriamente quando si indaghi in una stagione in cui l'antico non ci si limitava a imitarlo, ma ci si sforzava di ricrearlo e viverlo nel presente e nella quotidianità. Rammento che Niccolò Niccoli, amico di Cosimo, umanista di spicco a Firenze, mangiava e beveva in ciotole e coppe che erano reperti archeologici presenti nella sua collezione. Erano pezzi antichi. E lo faceva giusto appunto per ricreare, sperimentandolo nel suo tempo, il modo di vivere appreso sui testi dei grandi del passato. Allo stesso modo si cercavano nelle pagine di Cicerone non già semplicemente norme e insegnamenti retorici, bensì regole morali, indicazioni per un'esistenza da uomini d'animo nobile. Si dovrà tener conto che Niccoli ebbe rapporti strettissimi con gli artisti fiorentini di maggior spicco. Maestro Pagolo, dice Vespasiano, cioè Paolo Uccello, e Ser Filippo erano molto suoi amici. E poi ancora, cito, non solo Nicolao prestò favore ai uomini letterati, ma intendendosi di pittura, scultura e architettura, che città, che città. Con tutti ebbe, Nicolao, grandissima notizia e prestò loro grandissimo favore nel loro esercizio. Pippo di Ser Brunellesco, Donatello, Luca della Robbia, Lorenzo di Bartolucci. Diverti. Sicché la gravitas ciceroniana, che è virtù ambita dal padre dell'eloquenza e che si può tradurre noi con severità di costumi, profondità di pensiero, austerità linguistica, formale, che è quella a cui Cosimo tendeva con trasporto, non era soltanto un precetto per gli oratori, ma un principio valido in ogni umana manifestazione, dai gesti quotidiani all'espressione più alta della creatività. Non sarà un caso che la virtù, unanimemente riconosciuta come distintiva delle sculture e delle architetture micheloziane, queste sono le due cariatidi del monumento di Sant'Angelo a Nilo, monumento Brancacci, napoletano, di Cosimo, di Donatello e Michelozzo, ma quasi tutto di Michelozzo, che vi mostro proprio perché è proprio l'austerità, l'austerità, la gravità che lo connota. Le fonti tramandano di Cosimo soprattutto l'aspirazione alla gravità e la sua predilezione a praticare uomini austeri. Dice Vespasiano nella vita di Cosimo, cito, «Fu molto volta la gravità ed usare con uomini gravi alieni da ogni leggerezza, perché aveva in odio tutti i buffoni, gli strioni e tutti quelli che spendevano il tempo disutilmente. Fosse stato oggi, avrebbe chiesto di andare in esilio come gli toccò nel 34. Ebbe dalla sua natura di non usare se non con uomini gravi e sempre era volto di ragionare di cose grandi, delle altre non si curava. Era molto affezionato agli uomini dotti e conversava volentieri con tutti e massime con frate Ambruoso degli Angeli, Traversari, con messer Leonardo d'Arezzo, Bruni, con Nicolao Niccoli, con messer Carlo d'Arezzo, Marzuppini, con messer Poggio, Poggio Bracciolini. E esteticamente, poeticamente, Poggio Bracciolini, a mio avviso, come si vede nelle sue epistole, è il più vicino all'estetica micheloziana. Ma a proposito dell'architettura, sempre Vespasiano informa che Cosimo, cito, ne fu peritissimo
come si vede per più edifici fatte fare da lui, che non si murava o faceva nulla in Firenze senza parere e giudizio suo. E talcuni che avevano a edificare andavano per parere e consiglio a lui, andavano da Cosimo. È infatti sulla scorta di questa notizia che Ugo Procacci poté formulare la congettura che sia da scrivere allo stesso Cosimo il progetto della Badia Fiesolana, per la cui fabbrica sono stati peraltro poi ipotizzati e sono documentati anche nelle biografie di Antonio Manetti, Brunelleschi e poi Michelozzo. Se dunque Cosimo si intendeva così tanto d'architettura e se la gravitas che informa gli edifici micheloziani era una virtù da lui coltivata, non si può pensare che la propensione del pater patria per Michelozzo fosse fortuita. Tanto più se si considera che Cosimo si rivolse quasi solo a lui, vivente Brunelleschi, per i suoi edifici in città. Questa è la biblioteca San Marco, come è noto, questo è il suo chiostro, sia in città che nelle terre di campagna, segnatamente mugellane, che erano quelle di provenienza dei Medici. Questo è Boscafrati, questo è Cafaggiolo, questo è il Trebbio, dei quali edifici, come si è visto nel caso di Palazzo Medici, si elogiava l'utilità e la comodità delle stanze, che sono per l'appunto requisiti che Cicerone esalta in un edificio quando parla dell'architettura in relazione però all'arte oratoria. Nel De Oratore Cicerone, instaurando un parallelo per noi significativo fra l'arte oratoria e l'architettura, mostra come la risoluzione dei problemi posti dalla necessità e dall'utilità coincida nella costruzione degli edifici coi principi della bellezza. Le colonne, dice Cicerone, hanno la funzione di sostenere i templi e la loro bellezza è connessa e pari alla loro utilità. Bisognerebbe ragionarne, no, con gli architetti oggi che progettano sculture piuttosto che invece di architetture, perché se tu togli la funzione e lasci soltanto il principio valido, quello estetico, senza tener conto dell'utilità e della funzionalità, il perlomeno secondo Cicerone, anche secondo me per quanto poco possa valere, non è più architettura. Nel De Officiis poi dichiara che il fine delle abitazioni è l'uso e sull'uso si deve fondare il criterio della costruzione, badando sia alla comodità che alla dignità. La magnificenza non deve essere ostentata, bensì in accordo con la virtù di chi vi abita. L'ampiezza delle sue stanze non deve essere riservata a queste Cicerone che io riduco nella mia lingua più povera, essere riservata soltanto al padrone, deve essere piuttosto concepita in modo da poter accogliere comodamente molti ospiti illustri. E a noi per forza torneranno a mente le parole che si spende, che Vasari spende per Palazzo Medici quando dice che ospitò re e principi. Questo dice Cicerone e a noi appunto torneranno alla mente le sue parole per Palazzo Medici. Ora per forza ci si chiederà quale possa essere l'interpretazione delle architetture di Brunelleschi, quale ne fosse la disposizione ideologica sottesa. Filippo vive ovviamente la stessa temperie culturale che toccò a Michelozzo. Fu lui pure partecipe della cultura che aveva il suo fulcro nella cerchia degli umanisti vicini a Cosimo. Anche lui guardò all'antico come modello per il presente. In cosa dunque si può distinguere la sua poetica da quella su cui si è maggiormente insistito? Subito si dirà che l'antico è evocato da Michelozzo in funzione emotiva, anche quel senso nostalgico di gravità che si è visto nelle cariatidi del monumento Brancacci. I modelli antichi si giustappongono, non è una parola che spendo a caso, nelle sue opere di scultura e architettura, a elementi desunti dalla tradizione, antico, tradizione e insieme vocaboli moderni. Vi faccio vedere i brani del Monumento a Ragazzi, che per me forse è una delle opere più commoventi e anche importanti del Quattrocento, perché per me
Il monumento di Bartolomeo Ragazzi, precedendo quello di Leonardo Bruni, è il prototipo del monumento umanistico, che invece Popennesi vedeva in quello Bruni. Ma quello, ancorché mai costruito e distrutto, era sicuramente concepito come quello Bruni. E sul fronte del sarcofago c'erano queste due storie. Ecco perché parlo di giusta posizione. A sinistra voi vedete il saluto della madre a Bartolomeo morto, ed è in sostanza una dextrarum iunctio di un sarcofago romano. Dall'altra parte voi vedete Bartolomeo Ragazzi che viene salutato dalla Vergine. E voi vedete che qui la prospettiva, il rapporto dimensionale salta, non è più quello all'incirca pure empirico dell'altra formella, è una sovrapposizione in cui le figure sono grandi in base alla loro importanza. Vengono messe insieme dentro, non ce l'ho qui, fra le due mise una lastra bronzea dorata con un'iscrizione che divideva queste due, quindi commistione anche di materiali, marmo e oro. E poi sul sarcofago il morto, che è un esempio di ritrattistica che torna alla ritrattistica repubblicana romana, ma nello stesso monumento c'era questa virtù che sembra proprio di Nicola Pisano, altro che qui Roma. E poi vocaboli molto moderni, a tal segno moderni da invogliarmi a questo riscontro, perché a sinistra è la virtù del monumento Ragazzi 1438, di là vi dico soltanto la data, siamo nel 1504, e però qui la foto non è neppure così lampante, però dovete immaginarvi lo snodo della mano micheloziana simile a quella di Buonarroti. Questo era modernità, tradizione medievale e antichità messo insieme. L'effetto è quello che auspicava Cicerone per gli oratori. A suo giudizio, la commistione, meglio, la giusta posizione di caratteri culturalmente eterogenei teneva desto l'uditorio e ne muoveva le corde del cuore, fino a persuaderlo della validità e della fondatezza di quanto nell'orazione si sosteneva. In sostanza Cicerone dice: vuoi vincere una causa? Fai in modo che il tuo pubblico non si distragga mai, che rimanga sempre teso, commosso, e se te li prospetti, mettendoli insieme, giustapponendo gli elementi culturali, non necessariamente cronologicamente diversi, ma anche culturalmente, ma anche ideologicamente difformi, immaginatevi cosa succedeva al fedele che entrasse quando era montato il monumento a Ragazzi, trovandosi insieme Medioevo, antichità, antichità imperiale, antichità repubblicana, brani da Nicola Pisano e così via. Lui dice: Filippo invece guarda l'antico perché vi riconosce un magistero tecnico, capace di risolvere i problemi posti dall'architettura moderna. Cerca nell'antico la soluzione delle questioni grave sollevate per esempio dalla cupola. Ne prova la notizia che lui a Roma misurava gli elementi architettonici che reperiva, questo anche un po' a differenza di Donatello che stava con lui, che pure ogni tanto misurava, ma più che altro lui dipingeva e copiava. Perché la misurazione è indizio di un interesse scientifico, cioè tecnico, già che sono i rapporti dimensionali, rapporti numerici, insomma matematici, quelli su cui si fondano i progetti d'architettura, specie quando siano d'ardua concezione ingegneristica. E proprio di natura ingegneristica erano i problemi ardui che poneva a lui la cupola del Duomo Fiorentino. Filippo non si concentrò sul Pantheon e su altri edifici parimenti voltati a cupola per trarne spunti formali. Era Donatello che con Filippo soggiornò per studi a Roma, che copiava le sculture antiche per indagarne gli aspetti più linguistici, che poi lui avrebbe ricreato e magari adottato in un testo moderno. Brunelleschi avrà, lui pure,
certamente considerato le antiche architetture romane, ne avrà disegnato gli elementi strutturali, dalle trabeazioni alle colonne, ai capitelli delle colonne, distinguendoli per assumere modelli pertinenti alle sue invenzioni, ma in quelle architetture avrà segnatamente cercato le soluzioni tecniche alle questioni terribili che la cupola fiorentina di continuo sollevava. E proprio a proposito delle soluzioni che lui trovava a ogni problema, Vasari annota: mostrò Brunelleschi quanto lo studio nel suo stare a Roma tanti anni gli avesse giovato. Quanto Vasari scrive riguardo a Brunelleschi è tratto per lo più dalla vita di Manetti, compresa la famosa, suggestiva e anche ironica percezione che i romani del tempo avevano di Filippo e Donato nelle loro investigazioni accurate e appassionate. Tramanda Manetti che i due fiorentini, cito, generalmente erano chiamati quelli del tesoro, credendo che gli spendessero e cercassero di quello, e dicevano: quelli del tesoro cercarono oggi nel tal luogo e un'altra volta in un altro, eccetera. Ed è del vero che qualche volta vi si trovava delle medaglie d'argento e qualcuna d'oro, benché di rado, così delle pietre intagliate e calcidoni e torniole e camei ed altri simili, donde nasceva la maggior parte di quell'opinione che cercassero tesoro. Intorno alle quali opere Filippo stette molti anni. Cercavano, sì, diremo noi oggi, il tesoro, ma il tesoro per loro, che Vasari dice, ma anche Manetti, non avevano preoccupazioni, perché non avendo famiglia non si davano cura di quello che li aspettava a Firenze. Anche Filippo dunque guarda all'antico, ma volendo cogliere la peculiarità della relazione che con l'antico instaura, si potrà dire che in lui non c'è quella nostalgica aspirazione a ricrearlo nel presente che si è vista per esempio Niccolò Niccoli quando mangiava nelle scodelle di scavo. Non c'è quella volontà che nasceva dalle pagine di Cerone di giustapporre l'antico alla tradizione medievale e al vocabolario moderno per sommuovere pateticamente le corde del cuore dei riguardanti. Meno pathos e più razionalità. Per Filippo il magistero antico è fondamentale perché è sempre vitale, anzi vivo. Non c'è in Filippo malinconia nel recupero dell'antico, c'è piuttosto la coscienza della sua ineluttabile necessità come modello di sapienza, modello di conoscenze, modello di pensiero, e non soltanto filosofico, ma anche forse soprattutto tecnico. E Filippo vi si volge perché dallo studio che ne ha fatto a Roma ne ha cavato la certezza di un magistero autorevole e tuttora valente. Per affrontare le prove ardue, dure, che l'attendevano a Firenze, specie per la cupola, non ha pedissequamente assunto dalla perizia costruttiva antica gli accorgimenti e gli artifici adottati nelle più celebri architetture romane, ma ne ha cavato regole e invenzioni per adattarle con l'intelligenza prodigiosa che le fonti unanimemente gli attribuiscono alla complessità dei problemi nuovi e differenti che le grandi imprese fiorentine gli prospettavano. La vera tensione di Brunelleschi riguardava il rapporto con la realtà tutta. Il suo desiderio era quello di abbracciarne con la mente la complessità e la varietà, secondo uno spirito che troverà consonanze semmai più tardi, poco più tardi, nell'esperienza di Leonardo. È predominante in Filippo l'aspirazione a possedere la realtà, inquadrandola in una griglia razionale che è, come dire, per lui matematica. Io leggo così le due tavolette prospettiche, per le quali è già stato più volte detto che non vanno interpretate come opere di pittura e neppure come strumenti a uso dei pittori per favorirne la precisa costruzione dello spazio. Sono più verosimilmente la prova che Filippo dà, prima di tutti a se stesso, della possibilità di ricondurre le multiformi sembianze della realtà all'unità di una sola visione. Rispetto alla scala di valori fondati su parametri oggettivi, come era nella formella di Michelozzo, quella che guardava a Nicola Pisano, a parametri oggettivi che aveva informato la cultura figurativa del passato recente, Filippo, nella fiducia in un modello
in un mondo immutabile, propone la visione fondata sull'oggettività dei numeri, della matematica e della geometria. In una tavoletta, quella col battistero fiorentino, la realtà veniva abbracciata con un'osservazione da un punto di vista fisso e obbligato, che è quello del pittore. Il cielo non era dipinto, era quello vero, con la transitorietà delle nuvole trasportate dai venti che si rifletteva in una superficie specchiante. L'altra tavoletta, quella col palapiazza e col palazzo dei signori, veniva guardata sistemandola in maniera che il cielo vero fosse sfondo agli edifici prospetticamente rappresentati. Era cielo vero. È significativo che in entrambe le tavolette il cielo non rientrasse nella visione ricreata dal pittore, volto a raffigurare tutto quanto sensibilmente occupasse un luogo preciso, definitivo, definito, reale. Il cielo, alla fine, veniva a configurarsi alla stregua di un'astrazione, non essendo pertanto, nell'ottica di Filippo, riconducibile a quella misura che permette la definizione coerente della realtà, alla cui comprensione si può pervenire in virtù di una disposizione matematica rigorosa. E di nuovo, ora, distintamente, s'avvertirà la distanza ideologica fra l'umanesimo di Filippo e quello di Michelozzo. È un'istanza ideologica che andrà valutata, pur sempre però nel contesto dell'umanesimo. Entrambi sono umanisti. Grazie.